Justin Bieber ha ricevuto molta pubblicità negli ultimi mesi per il suo rinnovato impegno verso Gesù Cristo. Considerando il suo passato scandaloso, per dirla alla leggera, molti sono rimasti scettici riguardo alle vere intenzioni di Justin. Tuttavia, tra lo spostamento di contenuti relativi a Dio nel suo ultimo album Purpose ed a uno stile che ora si presta maggiormente al culto, il pubblico sta iniziando a vedere realmente il cambiamento in Justin con i propri occhi. Nel gennaio del 2016 condivise un post su Instagram che toccò il cuore ad oltre 1 milione di fan. Era un estratto da un devozionale chiamato Jesus Calling, che recita: qualunque cosa occupi la tua mente, la maggior parte diventa il tuo Dio. Le preoccupazioni, se acconsentite, si trasformano in idoli. L'ansia guadagna una vita propria, infestando parassiticamente la tua mente. Liberati da questa schiavitù, affermando la tua fiducia in me, dice il Signore, rinfrescandoti nella mia presenza. Ciò che accade nella tua mente è invisibile, non rilevabile per le altre persone. Leggo continuamente i tuoi pensieri, cercando prove di fiducia in me. Mi rallegro quando la tua mente si rivolge a me. Proteggi diligentemente i tuoi pensieri. Buone scelte di pensiero ti terranno vicino a me. Salmo 112, 7. Prima Corinzi 13, 11. Questo è il suo scritto nel suo post su Instagram. Ma non è solo il fatto che questo suo post ha accumulato oltre 1,2 milioni di mi piace, e che lui, con questo suo messaggio, è arrivato a tutti questi giovani fan che lo hanno letto. Poi nel dicembre del 2017, a distanza di quasi 2 anni, pubblica uno scritto di sua mano che tradotto dice: senti di aver esaurito tutte le opzioni? Ti senti impotente? Ti senti come se non fossi mai stato abbastanza bravo? E se ti dicessi che c'è un Dio che è disposto a incontrarti ovunque tu sia? E se ti dicessi che potrebbe portare via il tuo dolore, la vergogna, il senso di colpa e le paure? Gesù. Justin ha rivelato di aver attraversato una parte di momenti bui nella sua vita. Combatte con l'aiuto della fede periodi di depressione e altre battaglie personali. Ma sembra che sia stato in grado di aiutare gli altri anche attraverso le sue lotte. Un commentatore ha scritto: wow, Dio ti benedica Justin, lascia che la luce di Dio ti guidi. In un filmato si vede Justin avvicinarsi a 2 clochard e offrire loro del cibo e dell'acqua. L'artista si china immediatamente, si stende a terra e inizia a parlare ai due, come se nulla fosse. Di recente il cantante è stato visto spesso frequentare la Hillsong Church. La sua vena religiosa ultimamente si è molto sviluppata, tanto da portarlo, a quanto sembra, anche a dedicarsi ai più bisognosi. Secondo gli ultimi rumors, l'artista sarebbe attualmente al lavoro sul seguito di Purpose. Il disco, a quanto si dice, potrebbe contenere il suo interno proprio dei pezzi di ispirazione cristiana. Sebbene Justin Bieber non sia ancora all'altezza della gloria di Dio, come tutti noi, questo suo scritto è un'ottima testimonianza di una sua trasformazione spirituale nonostante le tante debolezze. Justin ha dichiarato in un'intervista a Complex: prima facevo le cose solo per me stesso ed ero infelice, perché non c'è niente di più bello che fare le cose per gli altri. Stavo rubando me stesso, non godendo dei momenti in cui avrei dovuto godere nel fare per gli altri. Ho dimenticato quello che ero, come mi ha cresciuto mia madre. Sono diventato viziato. Ho esordito nel mondo della musica all'età di 13 anni e stavo cercando di fidarmi della gente che mi avrebbe poi spezzato il cuore. Ho visto gente cattiva che si stava approfittando di me. Quando si dispone di questa prospettiva, il vostro modo di agire cambia. Ero praticamente tipo fanciullo di tutti. Poi ho iniziato a fare le mie cose. Ho avuto un po' di problemi, giusto un po' di ribellioni. Normale a 20 anni. Poi lui ha dichiarato che conoscere Gesù lo ha cambiato. Lui non si dichiara un religioso e né tantomeno un vero praticante, ma ha trovato in Cristo una figura di riferimento talmente incisiva da fargli cambiare completamente il modo di interagire con le persone. Voglio vivere come Gesù, ha dichiarato il cantante, riferendosi al fatto che lui desidera amare le persone come Gesù le amava. Ha detto: il Figlio di Dio diede la sua vita per noi, per redimerci dai nostri peccati. Justin è certo che aver conosciuto Gesù gli ha portato tanti benefici alla sua mente e alla sua anima, e crede che leggendo quotidianamente la Bibbia, i suoi benefici,
serenità, pace, gioia e amore aumenteranno sempre di più in lui. Ha detto inoltre: abbiamo la più grande medicina di tutte e il suo nome è Gesù Cristo. E lui è davvero un guaritore, ecco cos'è. L'intervista in cui il popolare cantante si lascia andare a queste affermazioni, per lui assolutamente inedite, prosegue con un invito finale a non nascondere più quanto di buono c'è in noi. La potenza del messaggio di Cristo, testimoniato nella sua vita, ha fatto breccia nel cuore di Justin Bieber, con una forza talmente dirompente da non poter essere più trattenuta. È per questa ragione che Justin ha sentito l'urgenza di confidare al mondo quanto sollievo Cristo sta donando alla sua anima tormentata.